È vero che lei vede la Madonna anche? Sì, vedo Ma non vede soltanto la Madonna. anche Gesù nel periodo della Quaresma, per 4-5 volte la Quaresma. Poi vedo le anime del purgatorio, le anime del paradiso. Trasmette amore. Non lo so, è una mamma. È una grande mamma. L'ho sentita dal cuore. Mi sono venuta, dovevo venire. Ho detto il Signore mi ha mandato una croce e la deve accettare. Però ecco, ha aperto la sua preferenza per gli altri. Questo è il grande dono di Natuzzi. Perché la croce che cos'è? La croce è il grande esorcismo. È l'ultimo grande esorcismo nei confronti della morte. Io sono venuta apposta per questo, ho tanto desiderio nel cuore. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli. Sono una poveraccia. Questo non lo faccio io, ma lo fa il Signore. Io mi impegno solo per pregare. Questa storia parte da molto lontano, anzi, parte da qui, da uno dei paesi d'Italia. Qui oggi vivono poco meno di 3.000 anime. Siamo a Paravati, in provincia di Vibo Valentia, tra Mileto e Rosarno, a due passi dalle spiagge bianchissime di Tropea. Mentre sul versante opposto si intravedono le enormi gru da carico che sono diventate ormai, loro malgrado, in tutti questi anni, il simbolo del grande porto di Gioia Tauro. La protagonista della nostra storia nasce proprio in questa minuscola casa di campagna. È il 23 agosto 1924. La bimba appena nata viene battezzata come Fortunata Evolo, ma immediatamente dopo i suoi familiari, per chiamarla, preferiscono usare un diminutivo, quello di Natuzza. Natuzza Evolo. Gli anni 20 in Calabria erano questi. Siamo ai margini del mondo, in una regione fiaccata dalla miseria e dal degrado, dove si vive di immensa povertà quotidiana e di mille sogni irrealizzati. La maggior parte dei paesi si spopola, non c'è lavoro per nessuno e gli uomini partono in cerca di fortuna, lasciando a casa spose e bambini. Le Americhe sono la meta privilegiata, ma chi parte difficilmente riuscirà mai più a ritornare. Intanto, oltreoceano, si riformano nuove famiglie e nuove solitudini. Sarà così anche per il papà di Natuzza Evolo. A differenza di tanti altri, lui parte per l'Argentina, ma da quel giorno nessuno lo rivedrà mai più in Calabria. Natuzza si ritrova così costretta, ancora molto piccola, a dover aiutare la mamma nelle faccende domestiche. Sono anni durissimi per la sua famiglia, di grande miseria e di grandi bisogni. La bimba non ha neanche tempo per andare a scuola. Cresce dunque senza neanche saper leggere e scrivere e quando può, in cambio di un tozzo di pane o di un pugno di farina, va a fare le pulizie in giro per le case meno povere del paese. Un
Una storia come tante da queste parti, fatta di sacrifici pesanti e di privazioni personali inimmaginabili. Ma Natuzza non si rassegna mai, non perde mai la pazienza e soprattutto non perde mai il sorriso. Va avanti come se la fatica non le appartenesse, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Tutto scorre monotono da queste parti, fino a quando un giorno, attorno a lei, incominciano a manifestarsi degli strani fenomeni. Una sera, la bimba racconta alla mamma di aver avuto in sogno la visione di San Francesco di Paola, il santo patrono della terra di Calabria, e racconta di aver dialogato a lungo con lui. Il De Garde di Bingen, famosissima, dice: nell'incarnazione Cristo non ha avuto un padre umano e quindi ha tratto la propria carne da Maria Vergine. In fondo la carne di Cristo è la carne di sua madre ed è una carne femminile. La potenza è la parte maschile di Gesù, ma la parte umana di Gesù non è gloria e potenza, è misericordia. E allora loro che cosa dicono? Che proprio in quanto donne, in quanto povere, fragili, deboli, loro possono imitarlo ancora meglio. Perché loro assumono ancora meglio dei modelli maschili questo tema della povertà di Dio. Natuzza ha ancora 8 anni. Storia di una bimba suggestionata, immaginano in famiglia. E intanto Natuzza cresce. Finalmente, un giorno trova lavoro stabile come domestica in questa casa. È la casa patrizia della famiglia dell'avvocato Silvio Colloca. Siamo nel cuore della vecchia Mileto, a 2 passi soltanto dalla cattedrale del paese. Ed è in questa casa, tra queste mura, dietro queste finestre, che un giorno accade quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Una mattina, Natuzza si sveglia e racconta di aver sognato la Madonna. Natuzza dice anche di aver parlato a lungo con lei. Racconta di averla vista, bellissima, alta, con i capelli neri, avvolta da un velo color turchese, e di aver avuto da lei la promessa che sarebbe tornata presto a trovarla. È inevitabile, ma in un paese così piccolo la voce si sparge in un baleno. Per la seconda volta si pensa alla suggestione di una povera ragazza vittima da sempre di una condizione familiare tristissima. La sua mamma un giorno dà alla luce un bimbo concepito con un uomo diverso dal marito e che forse proprio per questo non ritornerà mai più dall'Argentina. Ma dopo quel primo parto, fuori dal matrimonio, ce ne saranno degli altri. Prima, dunque, l'apparizione della Madonna. Poi, le lunghe chiacchierate con la bella signora dei cieli. Ma c'è ancora dell'altro. Un giorno, Natuzza confessa di essere anche in grado di vedere, dietro ogni persona che incontra, il proprio angelo custode. E l'angelo, racconta Natuzza al suo sacerdote, le parla anche e le permette di leggere nella vita di chi ogni giorno si presenta nella sua casa. Lei in questo periodo mi diceva non riceve nessuno, perché? No, non ricevo perché non vedo l'angelo, non vedo i morti, quindi alle persone che hanno bisogno di un consiglio non glielo posso dare. Adesso ricomincerà a ricevere la gente allora dopo Pasqua? Dopo una settimana, 10 giorni Pasqua, perché sto male. È vero che questo è un periodo di dolore per lei, di sofferenza fisica? Sì, ho dolore ai piedi, dolore alla testa, dolore alle mani. E vedo che ci sono già delle prime ferite. Ecco, incominciano così e poi si riempie tutta la mano, i piedi. È vero che lei vede la Madonna anche? Sì, sì. In che figura le appare? Come la vede questa È Madonna? Bellissima, all'età di 15-16 anni, bruna, vestita di bianco, è bellissima. Ma non vede soltanto la Madonna? Sì. Vedo anche Gesù nel periodo della Quaresima, 4-5 volte la Quaresima.
Ma come se tutto questo non bastasse a movimentare la monotonia di questi paesi, una sera Natuzza, candidamente, confessa di riuscire a vedere anche le anime dei morti e di riuscire a dialogare con esse. Niente di più misterioso, dunque, ma anche niente di più affascinante. A Paravati arrivano, dai paesi più lontani, i primi curiosi. E man mano che i giorni passano, sempre più gente vuole conoscerla per poter avere da lei notizie dei propri cari defunti. Vedo le anime del purgatorio, le anime del paradiso, e mi parlano. Che cosa le dicono? Mi danno consigli per i loro parenti, mi dicono se soffrono, se hanno bisogno. Ecco questo. Ma questo come avviene? Attraverso quest'angelo di cui lei parla sempre? Non mettere a contatto le persone, perché non dipende dalla mia volontà. Su loro le anime che vengono a me e mi parlano, ma io non le posso cercare. Vengono da sole, dicono col permesso di Dio. E come fa a mettersi in contatto con i defunti, a parlare con loro? Ma io non faccio niente, sono loro che si presentano a me e mi chiedono e mandano messaggi per i parenti. Ma la curiosità raggiunge l'apice quando in giro si racconta che durante la Settimana Santa sulle mani e sui piedi della giovane donna si manifestano due buchi profondi, ferite molto simili a quelle provocate su Gesù dai chiodi della croce. C'è una forte componente psicosomatica, c'è una fenomenologia corporea che è il linguaggio, il dizionario stesso della mistica femminile, cioè le donne parlano attraverso il corpo. Perché le donne parlano attraverso il corpo? Una delle ragioni che sono state addotte è il fatto che le donne erano incolte, erano indotte, anche Natuzza è una donna di nessuna cultura, quasi completamente ignorante. Quando Caterina da Siena parla del libro, e parla di un libro molto particolare, Caterina dice che il libro è il corpo di Cristo, accidato il corpo sacratissimo che è scritto non con inchiostro, ma col sangue delle sue sacratissime piaghe. All'inizio la ragazza naturalmente non viene presa sul serio, ma man mano che gli anni passano, la sua storia, soprattutto per la chiesa locale, diventa un caso davvero difficile da gestire. Cioè questa esperienza è un'esperienza di una presenza così totalizzante che l'essere umano viene coinvolto anche nella fisicità, per cui non agisce più autonomamente, viene quasi si perde quasi in questo mare, che poi non è un mare che lo assorbe completamente perché mantiene la propria individualità, altrimenti non potrebbe raccontare. E questi sono i segni di un atteggiamento mistico. Troppi interrogativi, troppi dubbi sulla natura di questi fenomeni, e a cui però in tanti cominciano a credere. Tra questi anche molti sacerdoti, ma lo fanno in silenzio, rispettando la tradizionale regola cristiana del rigore. Sarà così per tutta la sua vita. Mai, come nel suo caso, la Chiesa locale ha infatti sposato una causa così complessa da decifrare. Franco Petrolo è il chirurgo che per tanti anni l'ha seguita più da vicino. Lo ha fatto nel corso di tutta la Settimana Santa, ma lo ha fatto soprattutto nel giorno del Venerdì Santo, giorno in cui, per Natuzza, i dolori diventavano sempre più lancinanti e le ferite sempre più sanguinanti. Man mano che passavano i giorni, cioè si avvicinava la Settimana Santa, Venerdì Santo, quello che si è potuto osservare, che io ho potuto osservare, è l'estensione di queste lesioni coperte da sangue coagulato. Chiamiamole come le chiamano tutti, le stigmate.
chiamiamole stimmate, sì. Comparivano sulle mani e sui piedi? Io le ho viste comparire, formarsi gradatamente, man mano che si ingrandivano, davano certamente una sensazione dolorosa che lei non diceva, per la verità, non si lamentava molto, ma io mi rendevo conto perché proprio con l'avvicinarsi della Pasqua lei non riusciva più ad usare neanche le ciabatte e la trovavo frequentemente la sera con i piedi appoggiati su un cuscino per terra. È vero che sul piano scientifico lei dice non trovava una giustificazione credibile? Sì, per la verità. Le guardavo queste stimmate, cercavo di capire, anche perché ho avuto la possibilità di confrontarle con un'altra lesione che occasionalmente si era procurata Natuzza sulla cresta tibiale, un po' più in alto della stimmata. E questa lesione, che era antecedente alla formazione delle stimmate, non tendeva assolutamente a cicatrizzarsi, cioè c'era sempre del siero che veniva fuori. Poi ecco, c'è stata la formazione delle stimmate e è passata la Pasqua, le stimmate le ho viste scomparire, non c'erano più, restava solo una macchia sulla pelle, quella lesione antecedente continuava ad esserci. Beh, andiamo a domandare per i nostri defunti, perché lei vede sempre i defunti e parla con i defunti. A me mi è morto il marito e sono andata da tanto tempo fa, allora era poco conosciuta dai nostri parti. Uno dei fenomeni più misteriosi che per anni ha catalizzato l'attenzione dei grandi media su questa donna è stata proprio questa sua capacità, vera o presunta, di dialogare con i defunti, di entrare in contatto con loro, di essere in grado di avere con loro frequentazioni continue. Insomma, capace di leggere e di interpretare il grande mistero dell'aldilà. San Filippo Neri, prima di lei, aveva raccontato più o meno le stesse cose. Lei ha sempre detto, io non guardo, non vedo il futuro della gente. No, no. Ma lei ha avvertito tanta gente di un male che stava per arrivare? No, io non è che... Un consiglio ci do attraverso l'angelo. Ma non concedo, dal giorno ti finisci, dal giorno muori, oppure vive. No, perché è futuro. Tanta gente viene qui e le porta le fotografie dei morti. Sì, quando le vedo dico come stanno, se hanno bisogno e se vogliono dare un consiglio ai propri parenti. E lei dà ai parenti un conforto? Spero di sì. Ma Natuzza non parla solo con i defunti. Lei stessa racconta, vedo le anime del purgatorio e sono così tante in giro per la casa che spesso non riesco neanche io a stabilire se sono anime di defunti o se si tratta invece di gente ancora in vita che magari viene a trovarmi per chiedermi qualcosa. Incredibile, ma di ognuna di queste anime dei defunti Natuzza asserisce di conoscerne nomi e cognomi. Natuzza racconta di vedere queste anime nelle sembianze che avevano nei loro ultimi giorni di vita. A volte descrive ai parenti persino i vestiti che indossavano al momento della morte. Dettagli inquietanti, ma che vengono invece sempre, puntualmente, confermati dai familiari. Accade la stessa cosa quando a Natuzza le si mostrano le foto dei propri cari. Natuzza è in grado di distinguere con assoluta determinazione se la persona che gli viene mostrata è ancora in vita o meno. Ma forse, proprio per questo, i primi inviati dei giornali stranieri che arrivano a Paravati per raccontare la sua storia non esitano a definirla la radio dell'aldilà. È successo che questa amica di famiglia, in una visita di controllo, in un'indagine fatta per controllo, perché lei aveva avuto un tumore alla tiroide, fa un torace, e questo torace richiede poi un attacco. Il radiologo vede una macchia al polmone, all'apice del polmone sinistro, e parla di una sospetta neoplasia. Dice, la dobbiamo approfondire. Io faccio fare un altro controllo ad un altro amico radiologo che conferma quella,
quella lesione, dice sì, è sospetto, può essere fondato, può essere una neoplasia maligna. Mi chiede questa amica di parlare, di incontrare Natuzza. Natuzza guarda la signora, cambia un po' aspetto, dice signora, voi siete preoccupata? E la signora dice sì, ma per quella macchia che avete all'apice del polmone? Sì, e fa, ma non vi preoccupate, è una cosa vecchia, è un fatto infiammatorio, anzi ce l'avete pure dall'altro lato. Chirurgo toracico di Roma ci porta dal suo radiologo, il quale guarda queste due tacche e dice sì, in effetti c'è questa lesione, ma dovrebbe essere un fatto antico, infiammatorio, niente di preoccupante, ma c'è pure dall'altro lato. Fa. Insomma, Natuzza aveva visto bene. E la conferma della diagnosi di Natuzza era giusta, insomma. Ma c'è un altro fenomeno altrettanto forte che lega il ricordo di Natuzza a migliaia di persone. È il fenomeno della bilocazione. C'è gente che oggi vive in Australia, in Argentina, nelle Americhe e che non è mai più ritornata in Italia, ma che è pronta a giurare di aver ricevuto a casa propria, a migliaia di chilometri di distanza oltreoceano, la visita di questa donna. Un giorno Natuzza confessa candidamente ai suoi familiari di essere andata in Argentina per cercare suo padre. Racconta anche di averlo finalmente trovato e di aver vissuto con lui un momento di grande intensità privata. Accade insomma con Natuzza Evolo la stessa cosa che si raccontava di Padre Pio. Eppure, così come Padre Pio non aveva mai lasciato San Giovanni Rotondo, così Natuzza in tutti questi anni non ha mai lasciato la sua casa di Paravati. Lei in realtà non si è mai mossa da questa casa, no, fisicamente. Spiritualmente sì, tante volte parlo con voi, parlo con un'altra persona e poi improvvisamente mi trovo un altro posto, però non con la mia volontà, spontaneamente. Quelle mi vedono e parlano con me. Tante volte siamo a tavola, pure i miei figli si accorgono e uno con l'altro per battuta. Dicono così, la mamma viaggia, perché si capisce un poco. È la fine del 1939, quando il vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera Tropea, Monsignor Paolo Albera, decide di andare fino in fondo a questo mistero e affida al sacerdote della sua cattedrale, Monsignor Francesco Pititto, l'incarico di una relazione dettagliata. Una volta avuta in mano la relazione scientifica che aveva richiesto, il vescovo Monsignor Paolo Albera la fa avere a padre Agostino Gemelli, rettore e fondatore dell'Università Cattolica di Milano, illustre scienziato di quel tempo, e chiede a lui un parere definitivo. Tra i due si sviluppa un intenso scambio epistolare. Da una parte le diagnosi redatte in Calabria e che pretendono nel riconoscere piena autenticità alle manifestazioni e ai racconti di Natuzza, dall'altra invece la sintesi impietosa che padre Gemelli fa recapitare al vescovo di Mileto. Così come era accaduto 20 anni prima con padre Pio da Pietralcina, anche per Natuzza l'illustre fondatore dell'Università Cattolica di Milano sentenzia che la vicenda va chiusa immediatamente. Nulla di misterioso, nulla di trascendente. Siamo solo in presenza di un volgarissimo caso di isterismo. Niente di più. È il 27 febbraio 1940. Padre Gemelli denuncia senza mezzi termini l'incompetenza dei medici calabresi che avevano fino ad allora seguito Natuzza e suggerisce a Monsignor Paolo Albera di far calare su questa vicenda il silenzio più assoluto. Basta con gli interrogatori, precisa padre Gemelli. Basta con gli esorcismi a cui sottoponete la ragazza. Tutto questo non fa altro che rafforzare tutta la sua condizione isteroide.
Da questo momento, il vescovo fa rispettare fino in fondo le indicazioni giunte a lui dal rettore della Cattolica di Milano. Ma tutto questo dura poco. Natuzza, infatti, nel frattempo, continua a sudare sangue e il sangue che finisce sui fazzoletti e sulle lenzuola del suo letto si trasforma, come d'incanto, nelle scritte che vedete. Il corpo ha la funzione di copista. Mi spiego meglio. Da corpo al verbo, verbum caro factum est, e fa del corpo il proprio verbo. Hoc est corpus meum. Le mistiche si plasmano un corpo cristico, un corpo mistico individuale e sociale. Digiunando, affamandosi, sacrificandosi, soffrendo, loro donano se stesse, rimettono in circolazione i beni materiali e spirituali, dando il loro corpo al sacro. E quindi aiutano anche gli altri. Queste sono le prime emografie della mistica di Paravati. Sono inconfondibili segni di croce o di figure legate alla tradizione religiosa, stampate col sangue durante uno dei tanti venerdì santo della sua vita. Persino intere frasi in lingue diverse, talune anche in ebraico. Lei non ha studiato molto, ha studiato... Non per niente. Lei io... non ha studiato no, per No, ma io non sono meno i numeri. Niente. Ma ci sono stati dei momenti in cui lei riusciva a leggere le lingue straniere, il latino, no, il no, greco? No, no, sa come? Sì. Così, per esempio, venne una della Germania. Io non so parlare. E allora quella mi pone un problema. Parla l'usoi, non capisce niente. Parla nella sua lingua. Nella sua lingua. L'angelo mi dice e io mi arriva la lingua per ripetere quello che dice l'angelo e ci do la risposta. In questo modo lei ha incontrato tantissima gente. Sì, sì. Parlando a loro la loro lingua. Non parlando, a ripetere quello che dice l'angelo. Perché io non so parlare la lingua. Infatti, certo, non mi arriva la lingua, non mi esprimo. I testimoni del tempo raccontano che il giorno della sua prima comunione, Natuzza, dopo aver preso la comunione, si ritrova la bocca piena di sangue. Natuzza confessa allora di aver masticato il corpo di Gesù. Esce dalla chiesa profondamente scossa, ma il parroco la rassicura. I più immaginano che si sia morsa la lingua, ma da un esame medico accurato nulla di tutto questo risulterà mai vero. E il sangue che le esce di bocca lascia impressa su un panno di lino con cui viene asciugata la forma di una X, il simbolo dell'Eucaristia degli antichi cristiani. È il 26 luglio del 1940. Quel giorno Natuzza racconta alla sua padrona di casa di aver visto la Madonna e di aver appreso da lei che presto sarebbe morta. In casa con Loca è il panico. Tutti si aspettano che Natuzza muoia, per come la Madonna le aveva preannunciato. Nel caso dell'esperienza mistica non ci può essere un'invenzione. C'è effettivamente una presenza che viene colta come qualcosa di assolutamente straordinario, perché un'invenzione di quella presenza supera i limiti, io dico, delle capacità umane. Dio non è statico, è dinamico. I fenomeni mistici e i fenomeni mistici che si manifestano anche a livello corporeo ci possono portare a trovare l'equilibrio giusto fra il momento spirituale e il momento corporeo, perché noi siamo formati in questo modo così complesso e dobbiamo tenerne presente nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita religiosa, ma accettando anche questo messaggio che ci viene da un'esperienza mistica straordinaria, che probabilmente è un segnale che ci vuole manifestare irruzione di questa presenza. Ma se questa presenza irrompe, vuol dire che effettivamente ci ama. A un certo punto la ragazza cade in un torpore profondo.
viene persino fotografata in questa posizione dal fotografo del paese. Quasi una morte apparente. È lo stesso termine che la Madonna le aveva riferito parlandole, ma che Natuzza non aveva forse compreso. Dopo 7 ore di questo lungo sonno, Natuzza si risveglia e, con lo sguardo invaso dal sorriso, racconta di aver visto il paradiso. Entra anche nei particolari e raffigura il paradiso come uno straordinario campo di fiori gialli, vissuto, dice lei, da anime felici. Natuzza, un giorno venne da lei un prete, non vestito da prete, lei capì che era un prete. No, me l'ha detto l'angelo che era un prete, io non ci bagia la mano. Lui mi ha detto: perché mi bagia la mano? Perché vedo l'angelo alla sua sinistra. Perché il prete va alla sua sinistra, l'angelo, invece a voi, agli altri, alla destra. Il vescovo di Mileto torna allora sui suoi passi e scrive una nuova lettera a padre Gemelli, raccontandogli questa volta di tutti questi nuovi strani fenomeni. Il 9 agosto del 1940, padre Gemelli risponde con una asprezza senza precedenti. Pur non avendo mai trovato lui il tempo per venire da Milano in Calabria e visitare e conoscere personalmente Natuzza, e pur manifestando palese disprezzo per i medici calabresi che da anni la seguono, padre Agostino Gemelli mette su carta la sua diagnosi definitiva. Il consiglio che le do, scrive al vescovo di Mileto, è quello di isolare la ragazza. Eccellenza, la faccia allontanare dal suo mondo. La rinchiuda da qualche parte, magari in un convento, ma la allontani definitivamente da Paravati. Poi aggiunge: potrei suggerirle di mandarla qui a Milano in una comunità di suore, ma questo comporterebbe delle spese inutili. È il settembre del 1940. Per Natuzza Evolo si apre allora la porta del manicomio di Reggio Calabria. Era stata questa, alla fine, la soluzione migliore che il vescovo di Mileto era riuscito a trovare per assecondare le indicazioni ricevute da padre Agostino Gemelli. Non possiamo parlare di un'esperienza religiosa che sia puramente, esclusivamente spirituale. Certo, l'elemento più forte è la nostra consapevolezza, la nostra adesione, e quindi questo è l'elemento spirituale. Quando si dice, per esempio, che la fede non è solo sentimento, no? Che cosa vuol dire che la fede non è solo sentimento? Che la fede è un sentimento, certamente, quindi qui siamo nella sfera psichica. Però è anche l'accettazione, attraverso la nostra volontà, il nostro intelletto, dell'adesione, per esempio, nel caso della fede cristiana, nell'adesione ad una figura, ad una realtà, noi diciamo che è Cristo, che è una realtà che noi sentiamo dentro, ma che possiamo riscontrare anche fuori, no? Come una presenza storica, concreta. Chi è Natuzza? È una donna molto semplice, tra l'altro analfabeta. Certo, nella sua vita ha avuto molto da soffrire, anche a motivo di certe incomprensioni dovute alla posizione del vescovo del tempo. Addirittura è stata anche rinchiusa in manicomio, e lei, tranquilla, ha avuto sempre la grande fede, ecco, quindi una donna di grande fede. Ed è proprio su questa fede che lei ha costruito la sua vita, e nei confronti della Chiesa una grande, grande, grandissima obbedienza. Lo ricorda lei stessa, e quelle rarissime volte che accetta di parlarne trova anche la forza per sorridere. Veramente mi hanno portata al manicomio. L'hanno presa per pazza? Eh? Dopo tanti anni la gente invece, migliaia di persone invece... Ma no, che mi hanno preso per forza. Mi hanno invitato se mi voglio curare. E io, per fare obbedienza alla Chiesa, ho detto sì, ma io sapevo quello che avevo. Ma anche qui, in manicomio, tutto scorre come prima. Natuzza continua a sudare sangue, continua ad avere le sue visioni straordinarie, soprattutto continua a raccontare dei suoi lunghi colloqui con la Madonna.
Ormai, persino le suore del manicomio, ogni giorno, non fanno altro che chiederle un segno tangibile del suo misticismo e le portano in continuazione fazzoletti lindi che riportano poi a casa propria macchiati di sangue. E ogni volta, puntualmente, accadeva che su questi fazzoletti di stoffa bianca comparissero questi strani disegni, queste frasi scritte in lingue diverse che il sangue della donna segnava su di essi. Un giorno qualcuno l'ha vista sudare sangue. Sì, non qualcuno, ma migliaia di persone. Sì, è vero. È un fenomeno che lei ha vissuto sempre con questo. Ho detto, il Signore mi ha mandato una croce, la deve accettare. È una croce come un'altra. È giusto questo. Alcuni mesi più tardi, il direttore del manicomio di Reggio Calabria, il professor Annibale Puca, decide che è arrivato il momento che Natuzza torni a casa. La ragazza esprime allora il desiderio di farsi suora, ma il direttore del manicomio consiglia ai parenti di aiutarla a sposarsi, perché solo facendo dei figli e dovendo accudire a loro, Natuzza avrebbe potuto distrarsi e forse guarire una volta per sempre. Il 14 agosto del 1943, Natuzza si sposa. Il suo fu il classico matrimonio per procura. Il fidanzato che le avevano trovato era in guerra e sull'altare a rappresentarlo quel giorno Natuzza si ritrovò accanto lo zio. Sei mesi più tardi, Pasquale Nicolace, che di mestiere faceva il falegname e che, guarda caso, era nato lo stesso giorno in cui la chiesa festeggia San Giuseppe, il 19 marzo, rientra dal fronte. Da questo momento, per i due giovani, inizia una vita in comune. E inizia qui, in questa casetta poverissima di via Umberto I, nel cuore più degradato di Paravati, dove Natuzza diventerà anche madre di 5 figli. Per la mistica calabrese è l'inizio di una straordinaria avventura umana e religiosa che presto porterà il suo nome in giro per il mondo. Lei già sa cosa c'è nell'altro mondo, riesce a parlare con l'altro mondo, riesce... Con le anime, quelle che stanno in paradiso, quelle che stanno in purgatorio e cercano aiuto. C'è tanta gente che viene qui da lei e le porta... Le fotografie. E lei attraverso le fotografie riesce? Non riesce. Se l'ho vista, dico l'ho vista e dico come stanno. Se hanno bisogno, se hanno qualche messaggio per i familiari. E spesso le capita che qualche anima incontrata le affidi un messaggio? Un messaggio per i parenti. È bella, sì. Veramente una bella creatura. Grazie. No? Ma tu sai fare tanti miracoli, Vergine Santa, veramente, per tutti questi malati. Posso chiederle come la vede Madonna? È bellissima, non ci può descrivere la bellezza. E le parla, le racconta? Certo. Non mi racconta, mi parla qualche cosa. Parla, mi dice che vuole moltiplicare i cenacoli di preghiera, perché per la prima volta che me l'ha detto io non conoscevo e non sapevo, perché nessuno me ne aveva parlato. E gli domandai, Vergine Santa, che cosa è il cenacolo? Mi ha detto, pure quando ci riuniscono 2 o 3 persone, quelle cenacolo, pure nella stessa famiglia. La sua fama cresce di anno in anno, soprattutto per via delle stigmate che le compaiono durante la Settimana Santa e che le provocano dolori in mani. Questi corpi sono davvero delle Bibbie parlanti, sono dei memoriali incisi dei dolori divini. Sono corpi scrittura. E questo è molto difficile da percepire. Quello che hanno queste donne è l'idea che Dio ancora parla. Dio continua a parlare e continua ad essere presente nella storia, in chi lo ascolta,
e in chi sa intercettare questo linguaggio di Dio. Cioè Dio non si è ritirato, è ancora presente in mezzo a noi e siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltare la sua parola. Le stigmate alle mani, guardate queste foto, lasciano sul suo corpo il segno di ferite profonde, laceranti, complesse, ma accade lo stesso ai piedi e in maniera ancora più plateale e misteriosa accade alle ginocchia. Sulle ginocchia il sangue che fuoriesce traccia sulla pelle della donna disegni come questi, figure molto simili al tradizionale volto di Cristo. Sembra che qualcuno con un pennello si sia divertito a disegnare le sue gambe. Nessuno però ha mai fotografato la ferita che le compariva lungo il costato. I tanti sacerdoti e i tanti clinici che l'hanno vista e seguita per quasi mezzo secolo parlano di una ferita altrettanto lacerante e profonda che il giorno di Pasqua spariva e inspiegabilmente si rimarginava da sola. Anche qui il mistero più assoluto che nessuno mai al mondo è riuscito a risolvere e a chiarire. Ogni Venerdì Santo sono stato sempre vicino a lei, sia io che mia sorella, e, insomma, le sofferenze sono quelle che sono, insomma, lei, in tutta la Settimana Santa si passa dalle frustate via che si dalle varie cadute che Gesù ha avuto salendo il Monte Calvario, e sul suo corpo comparivano questi segni, insomma, sia alle ginocchia, sia sulla schiena, sia sul dorso, poi al costato, alla corona di spine, sulla testa, ma tutte queste, via via poi si arrivava a questa morte, sulla croce. Come medico, tutto questo ti emoziona, ti incuriosisce? Io sono stato sempre sereno. Sono stato sempre sereno ogni Venerdì Santo, qualunque fosse l'entità delle sofferenze, perché io ero tranquillo, ero sicuro che passava il venerdì stesso, cioè alle ore, verso le 15 del pomeriggio, di solito era tutto terminato. Ma è la stessa Natuzza che parla dei dolori della Settimana Santa e delle sue stigmate con una semplicità che è a dir poco disarmante. Sì, era piccolissima, ma io dicevo, mi è uscito un buco al piede, mi è uscito un buco alla mano, ma io non sapevo che erano stigmate, pensavo che erano sofferenze. Però questo poi si ripeteva ogni anno? No, perché prima del tempo Gesù mi aveva detto, mi appoggio a te con un dito, e me ne uscì il primo buco. Io mi sembrava una cosa bella, reale, perché Dio mi toccava. E allora era una gioia, perché vedeva il Signore. Poi dopo 5-6 anni ha detto, mi appoggio con una mano, mi è uscita una ferita alla spalla. Io ero una felicità, dice, il Signore si appoggia a me. Però può darsi pure, io sapendo per tutta la vita la sofferenza che passava, può darsi pure che io non accettavo, non lo so, questo non posso sapere. Piano piano mi sono arrivate tutte queste piaghe. Pasquale Nicolace, il marito, vivrà accanto a Natuzza per oltre 50 anni, dividendo e condividendo con lei la scelta della carità cristiana. Non deve essere stato semplice per lui starle accanto. Lo si intuisce dal modo come Pasquale parla di lei. Era come se a volte egli stesso raccontasse di una persona completamente diversa dalla donna che gli era stata compagna di vita per oltre mezzo secolo, ed era come se per anni quest'uomo avesse vissuto accanto a una donna che nei fatti era rimasta, anche per lui, un grande mistero. È la sofferenza più grande che potrei avere io nella mia vita. Mi protegge, Signore, mi protegge. Dovrebbe proteggere, per forza, perché sennò altrimenti le persone a me mi mettono sotto, io non ci sto. Perciò lo faccio perché la devo difendere, perché è mia moglie. E la difendo umanamente, no? Come si dice?
proprio del lato umano, non un lato spirituale, perché l'auto spirituale alla fine comincia. Io la tratto proprio così. Per me è marito, è compagno, è amico e marito. Tutto questo andò avanti fino al giorno della sua morte. È tutto per me. Pasquale, infatti, muore qualche anno prima di sua moglie. Da Paravati, in tutti questi anni, saranno passati milioni di pellegrini. Quando Natuzza era ancora in vita, la gente arrivava qui da ogni parte d'Italia. Natuzza diventa una vera e propria icona della pietà popolare. E la sua casa diventa, a suo malgrado e a suo modo, un piccolo grande altare al centro del mondo. La gente viene a pregare, a chiedere una grazia, a invocare un miracolo. Ma era sempre lei la prima a smorzare i toni e a riconoscere che i miracoli appartengono solo a Dio. E alla fine, ognuno di loro riandava via con una certezza assoluta. La certezza di aver incontrato sulla propria strada una donna che aveva fatto della preghiera, dell'ascolto, la sua vera missione evangelica. Natuzza riusciva a stabilire con la gente questo tipo di rapporto, ecco perché giustamente viene chiamata anche mamma, mamma Natuzza. È grande, donna di grande fede, di grande obbedienza, di grande carità. Ecco perché la Chiesa pone in lei, ha in lei tanta fiducia, ha avuto in lei tanta attenzione, ma anche tanto rispetto. Per anni, tutti quelli che vivono attorno a lei sanno che il suo desiderio più intimo è quello di poter incontrare Papa Wojtyła. Ma per anni, nessuno era mai riuscito ad aiutarla ad esaudire questo suo desiderio. Finché un giorno, dalla Santa Sede, arriva una lettera della Segreteria di Stato e Natuzza, pur essendo in quei giorni fortemente prostrata dai dolori e dagli acciacchi, riesce a incontrare Papa Giovanni Paolo II. Sarà un incontro di fede, anche se Natuzza tenterà sempre e in tutti i modi di farlo passare del tutto inosservato, per umiltà, certamente, e forse anche perché voleva che neanche questo incontro, così importante per la sua storia personale, dovesse influenzare, dopo la sua morte, il giudizio futuro della Chiesa sulla sua vita. Sono felice con me. Contenta di questo incontro con il Papa? Certo. La gente che arriva fin qui è pronta a giurare di aver ricevuto, tramite mamma Natuzza, un beneficio particolare. Quando alla vigilia del mio matrimonio mi è stata diagnosticata una leucemia acuta a 5 giorni anche dai miei 40 anni e i medici mi hanno detto che non c'era alcuna possibilità di sopravvivenza, conoscendo Natuzza e approfittando di vivere in Calabria, mi sono rivolto a lei per avere le parole che probabilmente avrebbero potuto anche darmi il coraggio che mi mancava per affrontare una battaglia così difficile. Sono tutte storie incredibili, apparentemente impossibili, difficili da decodificare, misteriose. Dicono i medici che non essendoci possibilità di trapianto, praticamente sono nuovamente spacciato. Cosa è successo? Lei mi guardò e mi disse: stai tranquillo, torna a Genova, dove avrei dovuto fare il trapianto, al centro di trapianto di midollo osseo del San Martino di Genova, torna lì e vedrai che troverai la tua donatrice. L'ho informata che stavo appunto tornando da Genova, non c'era nulla. Lei insistette: torna a Genova perché c'è la donatrice per te e supererai anche questo momento, vedrai.
Tornai a Genova con, anche con i miei familiari, e ci fu questa lieta sorpresa di trovare una ragazza americana di 24 anni, quindi giovanissima, che si era da pochissimo iscritta al registro mondiale dei donatori di midollo osseo, della persona che mi ha salvato la vita. Per cui io dico che Natuzza, con le sue preghiere, ognuno poi può scegliere il termine per definire quello che io ho vissuto e quello che ho raccontato, però per me rimane un grande miracolo. In realtà, l'unico modo per poter raccontare meglio la vera storia di questa donna di carità e di fede è quello di elencare i nomi e i cognomi di tutte le persone che oggi asseriscono di essere state beneficate grazie alle preghiere di Natuzza Evolo. Prima di Mileto, nella storia della Chiesa, questo è il metodo che ha narrato anche la verità dell'avventura umana e spirituale vissuta a Lourdes, a Lisieux, a Fatima, a Pietrelcina, da coloro che nella loro umile condizione di creature hanno saputo trovare il tesoro di un cuore da offrire a Cristo e a Maria perché potessero continuare a unire il cielo alla terra. Dinanzi a questa casa sono stati tanti i testimoni che hanno ritrovato lo stesso dolore, le stesse facce, le lacrime irrefrenabili, le medesime speranze rivissute in tanti altri luoghi sacri sparsi per il mondo. Anche noi a Paravati, nel cuore più povero della Calabria, abbiamo ritrovato in tutti questi anni e in tutta questa gente la stessa determinata voglia di toccare con mano una testimonianza autentica di vita cristiana. Vita cristiana, cioè una infinita voglia di vivere. Bisogno dei segni di una fede incarnata, tenace volontà di combattere fino alla fine contro un male che spesso sembra non voler concedere alcuna rivincita. Incontriamo Natuzza per l'ultima volta, poco prima della sua morte, e le chiediamo se ha mai temuto questo giorno. Ci risponde così: non vedo l'ora di morire per abbracciare Gesù. Non cercatemi, alzate lo sguardo verso Gesù e la Madonna. Io sono con voi e prego. Oggi Natuzza Evolo riposa qui, in questa che un tempo era la sua cappella privata, nella sua nuova ultima casa. Sulla sua lapide c'è il suo nome, Natuzza Evolo, la data di nascita, il giorno della sua morte, 1 novembre 2009. Poi in alto una grande fotografia ce la ricorda bella e serena, perché così era Natuzza quando non stava male e quando la serenità della sua anima reggeva la sua vita e la sua casa. Davanti alla sua tomba, per giorni e giorni, sfilano mute centinaia di migliaia di persone, da ogni parte d'Italia, dell'Europa e persino da oltreoceano. Proprio fiume di lacrime e di anime che sfilano lente davanti a questa bara di legno che viene adagiata per terra come lei aveva chiesto prima di morire. Ognuno si ferma appena il tempo per il segno della croce, poi ognuno ritorna da dove è venuto. A concelebrare la messa funebre ci sono 6 vescovi, 160 sacerdoti, ed è come se nessuno di loro avesse voluto mancare all'appuntamento più importante di questa donna con Dio. Tutto questo avviene sul sagrato della grande chiesa di Paravati. È la bella casa di preghiera
di cui Natuzza parla già da bambina, capace di accogliere migliaia di pellegrini e di partecipanti ai cenacoli di preghiera, sparsi oramai in tutto il mondo. Io alla Madonna ho chiesto, Madonna mia, quando l'ho ricevuto, dico in questa casa brutta, non ti preoccupare, ci sarà una nuova chiesa bellissima. Il giorno dei suoi funerali, il vescovo di Mileto, Monsignor Luigi Renzo, supera ogni remora. Per lui Natuzza è già nella gloria del cielo e così va raccontata. Il riconoscimento ufficiale della sua santità da parte della Chiesa è un problema relativo. È un problema nostro, non di Natuzza. Lei è già santa. Monsignor Renzo lo fa senza esitazioni, come è nel suo diritto di pastore della Chiesa di Mileto. È un discernimento sul confine tra la profezia e la provocazione. E con un'altra analogia evangelica, il vescovo porta le menti dei fedeli a sovrapporre l'oscuramento del cielo che accompagnò la morte di Gesù sul Golgota alla tempesta di pioggia e di vento che quel giorno accompagna a Paravati la morte di Natuzza. Ognuno è libero di credere o di non credere, ma le immagini di questa folla enorme di gente comune danno bene l'idea del legame forte che Natuzza lascia oggi nella misteriosa comunione di fede e di vita che unisce coloro che si professano cristiani. Narra lo scrittore Leonida Repaci. Quando Dio creò la Calabria, volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le figlie contegnose. Forse è proprio per questo che a Paravati Natuzza Evolo, una donna calabrese, ha avuto in dono la vocazione di insegnare ai suoi fratelli in Cristo, ovunque sparsi nel mondo, come fare per continuare ad avere, anche oggi, occhi per vedere e orecchie per sentire. Mai una sola lira è entrata in casa sua, mai un solo regalo Natuzza ha mai accettato, mai una ricompensa. Natuzza, con la sua vita, con il suo corpo, ha saputo ripetere senza tentennamenti la grande lezione del Vangelo, quella che insegna che solo chi accetta la croce può dirsi veramente cristiano. Perché coloro che lasciano Cristo da solo nel Getsemani bestemmiano.